tutti benvenuti a questo nuovo video. Allora, anche oggi scusatemi, ma devo filmare con il telefono semplicemente perché vado più veloce, che devo iniziare il lavoro tra poco, quindi non ho avuto tempo di sistemare la fotocamera. Allora, oggi voglio fare un video che in realtà mi è stato richiesto da una mia amica su Instagram quando ho chiesto se avevate domande per me, eccetera. Che appunto, se non mi seguite su Instagram, seguitemi, che lì ogni tanto faccio altre cose inerenti al zero waste. Allora, lei mi aveva chiesto di fare un svuota spesa vegan per far vedere le cose vegane che mangio. Allora, devo fare una premessa su questo video. In questo video vi farò vedere le cose sfuse che ho comprato ultimamente, perché non è che la spesa sfusa la faccio sempre, perché tanti cereali e legumi non è che le mangio così, cioè non è che si mangiano così in fretta, nel senso, soprattutto se si comprano secchi. E niente, volevo fare questo video dove faccio vedere un po' di cose sfuse che compro solitamente. Questa è una cosa che fa parte veramente della mia routine da spesa. Compro quasi sempre più o meno questi prodotti qui, e poi vi farò vedere proprio dei prodotti, diciamo, commerciali vegani. Come ben sapete, io mangio vegano. L'unica cosa che ho ancora nella mia alimentazione sono le uova, che cerco sempre di prendere locali. Quindi tutto ciò che vedrete qui è vegano. Tutto è come si dice? Un'altra premessa che devo fare è: la questione sfusa sì, fa parte della mia routine, perché cerco di sprecare meno, di cercare di usare meno imballaggio possibile, eccetera, eccetera, eccetera. Però i prodotti vegani, proprio che vi farò vedere, che si trovano appunto al supermercato, non è una cosa che io compro sempre. Per semplice questione. Questione 1, il packaging. Purtroppo il packaging non è il migliore. Questione 2, tantissime di queste cose me le faccio in casa, diciamo, quindi non mi va sempre di comprarle. Però la questione che mi turba di più è proprio il packaging, purtroppo. Però ogni tanto ci sta, giusto per variare. Faccio questo video non solo per farvi vedere appunto la spesa, ma anche per farvi capire ciò che mangia una persona vegana, che è un po' tipo: oh mio Dio, i vegani mangiano solo l'erbetta! E anche per far vedere agli altri che insomma al supermercato ci sono le alternative alla carne che si possono avere, che sono deliziose. Allora, inizierò con le cose sfuse, cercherò di andare veloce, cercherò di non fare un video lunghissimo, però inizierò con le cose sfuse. Primissima cosa sfusa che ho scoperto da poco è questa roba qua, è pasta che è fatto di quinoa però. Allora, io evito la quinoa perché non mi piace, e so anche che c'ha un impatto da non poco ambientale. Il mio problema ultimamente è il fatto che io devo mangiare sempre più pasta senza glutine, perché ho un po' di problemi. Yay! Oltre a essere intollerante al lattosio per questo, vabbè, non importa. Tanto il lattosio è un magno. Quindi questa pasta qua mi piace tantissimo, perché io ho provato altre paste senza glutine, però nessuna di quelle mi è piaciuta, perché sono sempre tipo un po' appiccicaticce, tipo quella di ceci non mi era piaciuta per niente. E ho provato anche quella di edamame, che è buonissima, ha un sacco di proteine, però il gusto era un po' così. Invece questa è proprio pazzesca, l'ho provata ieri e mi piace tantissimo, e appunto questa la compro sfusa, però credo che si trovi comunque nei negozi classici, magari quelli che si occupano di vendere cose più biologiche, ecco. Un'altra cosa che io compro sempre sono i semi di chia, che un po' le sbatto un po' dappertutto. Questi oltretutto sono meravigliosi da mettere quando si fanno i dolci, al posto delle uova, perché hanno una consistenza che aiuta, non lo so, non chiedetemi, è lui l'esperto dei dolci, è lui che usa più che altro questa cosa, ma io la metto spesso anche nella mia avena, che anche l'avena è una cosa che compro spesso, che non ce l'ho qui perché me la sono dimenticata. Che brava che sono, che brava che sono. Prossima cosa che compro sempre a sfusa sono i ceci, ovviamente. Questo tipo mezzo chilo di ceci, mezzo chilo di ceci sono tantissimi, perché poi oltretutto questi li devi cucinare, diventano anche più grandi. Insomma, no, mangio un sacco da questo barattolo, per farvi capire, cioè non è una cosa, siamo in due oltretutto, contiamo questo, siamo in due. E costano pochissimo, nonostante io li compri sfusi, costano veramente, veramente poco. Prima li compravo in scatola perché erano molto più comodi quando si volevano fare cose più veloci, però adesso ho deciso di prenderli sfusi anche per evitare anche ulteriore packaging, nonostante sia comunque la scatoletta d'alluminio, comunque. Comunque, meglio evitarla, meglio evitarla. Un'altra cosa che compro, non sempre, però abbastanza, sono i pomodori secchi. I pomodori secchi, che li metto un po' nella pasta o nelle insalate o da qualche parte, giusto per dare un po' di gusto, oppure me li mangio così perché sono buonissimi.
Prossima cosa è la frutta secca. La frutta secca è molto importante da avere nella propria alimentazione. Io me la dimentico sempre di mangiarla. La frutta secca e le noci, che so che sono consigliate soprattutto per una dieta vegana, ma non solo, me li dimentico sempre. Sempre mi dimentico di mangiare sta roba e cerco di mangiarle almeno al mattino quando mangio l'avena. Prossima cosa che compro sono i mais, i semini di mais, si chiamano semini di mais, sì, vabbè, ci siamo capiti, e faccio i popcorn in casa. Yuhu! Perché anche sulla questione, diciamo, schifezze, cerco di non comprare troppo le schifezze, ma ogni tanto mi viene voglia di popcorn e questi sono meravigliosi da avere, secondo me. Molto facile, cioè si fa un pochino di olio, un po' di sale, si buttano da qualche parte, ciao, si fa il popcorn. Non ho la macchinetta da popcorn, però li faccio tipo in... Le prossime cose sono le lenticchie rosse e le lenticchie normali. Queste cose, tantissime di queste cose le avete viste nell'ultimo video che ho pubblicato, quello dove faccio vedere la mia cucina e come sprecare meno, eccetera, eccetera. Queste sono lenticchie, io adoro le lenticchie. Queste rosse le adoro meno, però ho trovato una ricetta per fare una zuppa meravigliosa e ho intenzione di provarla, quindi... Ci proverò, però le lenticchie normali sono meravigliose, soprattutto se volete trovare un sostituto al ragù con le lenticchie, no, con le lenticchie queste qua. Non so se siano lenticchie verdi o se siano lenticchie, vabbè, le lenticchie classiche. Fate un ragù pazzesco e potete fare appunto anche la lasagna. Prossima cosa che uso tantissimo è il couscous. Perché è buonissimo, appunto si possono fare un sacco di cose ed è molto molto veloce da fare, quindi quando si è pigri il couscous tipo mi salva la vita. Quindi questo è tutto ciò per la questione sfusa, giusto per farvi vedere un attimo di cose sfuse che compro, che appunto queste cose sono sfuse, ma non è detto che dobbiate comprare le sfuse se non avete la possibilità di comprare le sfuse, quindi mi raccomando, cioè solo vi ho fatto vedere alcune cose che appunto io mangio giornalmente per farvi capire che insomma non si crepa di fame quando si è vegani. Adesso passerò alla mia borsa piena di cose del supermercato, dove vi farò vedere alcune cose che, come ho detto, non compro sempre per questione packaging, però per esempio il latte lo compro sempre. Io prima facevo il latte di avena in casa e quindi mi ci trovavo molto bene perché compravo l'avena sfusa, facevo il latte e c'era molto meno spreco. Però da quando vi diciamo ho iniziato, avevo fatto per un periodo una dieta. E mi ha detto che era meglio se consumavo il latte di soia perché è quello che contiene più proteine. Quindi, se voglio mangiare tipo una merenda più proteica, un bicchiere di latte di questo ci sta. Quindi, compro questo. Mi dà molto fastidio comprare il packaging del latte, però ha tipo almeno 2 litri. Quindi, mi basta per un bel po' di tempo perché non lo compro tutte le settimane. Non bevo così tanto latte. Prossima cosa che compro è il tofu. Solitamente non lo compro così, lo compro sempre nel negozietto sfuso, solo che questa settimana l'avevano finito. Quindi, siccome ieri sono passata al supermercato, ho deciso di prendere il tofu. E questo è il tofu con le erbe. Non so perché ho comprato con le erbe, ma era quello, quello diciamo, che era sullo scaffale. Io solitamente il tofu lo faccio in svariati modi, però. Il tofu in agrodolce è la cosa più buona che esista su questo pianeta. E questo aiuta tantissimo. Ovviamente il tofu non ha sapori di per sé, quindi se volete che abbia un sapore dovete cucinarlo con qualcosa, se no ovviamente se lo mangiate così fa schifo, sì. Anche il tofu non è che lo mangio sempre, però mi fa piacere trovarlo sfuso così evito anche imballaggi e cose varie, però non lo mangio sempre, però è un buon elemento in un'alimentazione vegana proprio perché ha tante proteine, ed è molto, come si dice, non flessibile, com'è che si chiama? Che insomma va bene un po' con tutto, ci siamo capiti. Prossima cosa che vi faccio vedere è la mozzarella vegana. Questa è tipo una mozzarella appunto che non è, cioè che non è mozzarella, ma è mozzarella vegana. E l'ho comprata perché ho intenzione di fare la pizza in casa. Quindi ho preso questa, vi dirò, qui in Canada le cose tipo le cose e dei latticini tipo formaggi, soprattutto i formaggi, vediamo così, costano tantissimo, tantissimo. Tutti i formaggi, per esempio, se soprattutto puntate su dei formaggi italiani, costano la follia di Dio. Quindi la differenza tra questo che è vegana e la mozzarella normale non c'era granché di differenza nel prezzo. L'unica cosa che non mi piace dei prodotti latticini, diciamo vegani, è il fatto che contengono un sacco di grassi saturi. Purtroppo è una cosa che non mi va giù, infatti non lo prendo sempre, però avevo intenzione di fare la pizza questa settimana. Io solitamente la pizza la ordino, faccio prima. Però questa settimana ho detto vabbè dai, facciamo la pizza con il formaggio vegano e tutto quanto. Quindi sì, proverò. L'ho già provata in realtà questa e mi era piaciuta, avevo fatto tipo i...
Le piadine, avevo fatto le piadine e si scioglie benissimo, ci sta da Dio, ha un sapore buonissimo, non ho niente da dire, proprio il problema plastica e il fatto che non è che ci abbia i migliori ingredienti, ecco. Cioè gli ingredienti sono buoni, sono proprio le cose, tipo cose, siccome io cerco di fare attenzione a queste cose, ecco. La prossima cosa è il pesto rosso che è fatto con i pomodorini secchi, che io adoro i pomodorini secchi, il pesto rosso tipo meraviglioso, anche perché ultimamente ho iniziato a non digerire più il pesto normale, quindi sono abbastanza triste nell'anima perché non so, sto un pochino male quando lo mangio, quindi ho puntato su questo, devo andare sempre nel negozietto italiano, infatti sono andata, mi sono presa tipo 5 vasetti e ho detto prossima volta. E mi ci trovo molto bene, appunto è vegano, non ha niente di... non ha il parmigiano dentro, perché come ben sapete, anche se siete vegetariani il parmigiano non sarebbe vegetariano, quindi insomma state attenti agli ingredienti. Prossima cosa che ho trovato al supermercato che sono... super basita è la maionese vegana di questo brand, che è un brand tipo super famoso che fa la maionese normalissima. Non sapevo facessero la maionese vegana, però stavo seguendo una youtuber e lei aveva fatto vedere questa cosa e ho detto vabbè, prossima volta trovo al supermercato, infatti fanno la maionese vegana. Anche in questo caso, diciamo, se comparate alla maionese normale, i valori nutrizionali sono un pochino meh, ma non è così esagerato invece come nel caso del formaggio, diciamo. Poi vabbè, io il formaggio non so. Non ho mai visto i loro valori nutrizionali, quindi magari questi qua non sono così male. E niente, quindi io questa cosa non l'ho ancora assaggiata, però avevo già assaggiato la maionese vegana comprata nel mio negozietto tipo locale ed era molto buona, solo che il vasetto era piccolissimo e costava la follia. Invece questo qua ho pagato la stessa cosa che ho pagato nel negozietto, solo che appunto è di più. Io non mangio così tanta maionese, però ogni tanto ci sta ad avere tipo la maionese in casa just in case. E poi oltretutto le cose tipo plant-based durano veramente tantissimo, durano un'eternità. Prossima cosa, che questa la compro magari più spesso rispetto alle altre cose, è la carne macinata, per modo di dire, perché la utilizzo per tante ricette. Questa qua, questo brand fa tantissimi prodotti vegani, non mi piacciono tutte le cose che questo brand fa, ho assaggiato tantissime cose e mi hanno fatto abbastanza schifo, però questa, la carne macinata, è meravigliosa, veramente, cioè non si sente la differenza, non si sente la differenza, ve lo dico, non, cioè io non mi ricordo più di tanto ovviamente il sapore della carne, però quando lo mangi non è che sembra di mangiare una zucchina, cioè ti sembra di mangiare qualcosa di più corposo, ecco. Quindi questo mi trovo bene, però appunto mi dà fastidio il packaging, però ogni tanto ci sta e lo prendo giusto per variare un pochino. Prossima cosa è lo yogurt vegetale. Lo yogurt vegetale è forse una delle cose che compro più spesso insieme al latte, proprio perché lo mangio un po' come snack, eccetera, eccetera. E questo è il latte di... questo è il yogurt di cocco. E mi piace tantissimo, solitamente lo prendo tipo normale, tipo nature, perché dopo ci fico dentro frutta, ci fico dentro semini di chia, ci metto dentro un po' di tutto giusto per farlo un po' più corposo come merenda, insomma, da non mangiare semplicemente solo yogurt. Però i yogurt vegetali, vi giuro, sono buonissimi e dovreste dargli una chance. Prossima cosa, questa cosa l'ho presa una volta e me ne sono innamorata. Cerco di non comprarli sempre perché mi dà fastidio il packaging. Però questa è tipo, sono dei pezzettini di pollo, ok? Questo è tipo un finto pollo che sa di chicken nuggets, ve lo giuro, sa di chicken nuggets ed è buonissimo, è veramente buonissimo. Ci mettono oltretutto anche una salsetta all'arancia. Quindi l'ultima volta l'avevo fatto tipo, avevo fatto del riso con questo e con la salsetta, buonissimo, meraviglioso. Come ho già detto, cerco di non prenderli sempre, sia per il costo, perché comunque una cosa del genere costicchia e basta per due porzioni massimo, e sia perché appunto il packaging mi urta, mi urta. Cosa che io compro sono gli hamburger, non sempre, perché spesso faccio gli hamburger di lenticchie o gli hamburger di ceci o gli hamburger di fagiolini, quindi dipende un po' in che mood sono, perché mi sono anche comprata il mixer per poter fare tutto ciò e mi trovo molto bene, però ogni tanto proprio voglia di hamburger commerciali e molto, ho comprato varie volte il Beyond Meat, però quello costicchia tantissimo. Questo invece ti danno quanti sono? Sono 6, no, sono 4 hamburger, il costo non era male. E questo è fatto di riso e
funghi e di funghi, e poi oltretutto anche gluten free, insomma, bellissimo. Ne avevo provati altri che erano fatti di soia, sempre buoni, però questi sono veramente veramente buonissimi, quindi ogni tanto ci sta, insomma, mangiare un hamburger senza dover farselo da soli, insomma, beh, ci sta, ci sta. Un'ultima cosa che mi sono dimenticata di farlo vedere nelle cose sfuse, il dado vegetale. Allora, il dado, come ben sapete, anche quello contiene svariate cose animali, quindi io compro sfuso il dado vegetale, loro hanno sia il dado vegetale sia il dado normale, tipo di pollo così. Ci ho messo un po' a trovare un dado vegetale buono, però proprio oggi ho visto, no, ieri ho visto che Carlotta aveva pubblicato un video di cucina botanica, un video dove faceva i dadi vegetali in casa, e credo che seguirò la sua ricetta per evitare anche di comprare questa cosa, se si possono anche fare magari con scarti di verdure, eccetera, eccetera. E niente, quindi questo è tutto ciò che vi posso far vedere. Come ho già detto, queste sono cose, soprattutto le cose del commerciale, sono cose che io non compro sempre, perché comunque riesco a tenere un'alimentazione comunque abbastanza bilanciata, anche semplicemente con i miei legumi, le mie verdure, la mia frutta, eccetera, eccetera. Però diciamo che in una dieta vegana, per quanto possiamo essere salutari e tutto quel che volete, abbiamo bisogno anche noi delle nostre schifezzine, e siccome esistono delle schifezze vegane, per fortuna direi, ci sta che appunto ogni tanto si comprano queste, perché appunto cerco di evitare gli imballaggi più possibile, però ogni tanto mi viene voglia di qualcosa e lo prendo e basta, perché insomma non li compro sempre. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete delle domande, se avete dei dubbi, se avete delle richieste di video, mi raccomando, fatemi sapere, non vi vergognate, lasciatemi i commenti qua sotto, perché tantissima gente mi ha detto che vogliono più video sul Canada. Io posso farli video sul Canada, ma non so su cosa, perché credo di aver detto un po' di tutto sul Canada, quindi non lo so. Però insomma, se avete richieste, fatemelo sapere, lasciate i commenti, io cercherò di fare del mio meglio. Niente, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!